due diverse quantificazioni della particella atomica, oggi sbagliate entrambe. La massa dell'elettrone, secondo l'enciclopedia Wikipedia, è 9,109,38,26 con 16, incerto nelle ultime dimensioni, alla dimensione di 10 alla meno 31 kg. Come io affermo, il 9 intero indica la materia, il 9 indica l'antimateria meno i vincoli unitari strutturali. Poiché un 9 è 0,11111 e indica l'antimateria, il vincolo è quello che appare in seconda riga, 0,00172849,5, e porta a quel dato. Secondo altri, invece, la parte decimale è diversa, è 0,10938,9754. Sempre secondo me il 9 intero rappresenta la materia, il 9 rappresenta l'antimateria meno i vincoli unitari strutturali, che in questo secondo caso sono diversi, sono 0,00171357, per portare al dato che risulta secondo questa misurazione in 0,10938,9754, alla dimensione sempre di 10 alla meno 31 kg. Facciamo un esame, un confronto tra i due vincoli. Uno è 0,00171845 e il secondo è quello che c'è in seconda riga. Il primo presenta questi vincoli unitari. 10 alla meno 3 è la massa unitaria nel millesimo. 7 per 10 alla meno 4 è il vincolo sferico a 7 dimensioni in linea, a dimensione reale lineare 10 alla meno 4, spazio temporale. 7 per 4 è lo stesso vincolo della realtà 4, che si presenta alla dimensione 10 alla meno 6 del volume complesso positivo negativo. 7 per 7 è il vincolo sferico a areolare dell'area alla dimensione 10 alla meno 8 della realtà complessa. 5 per 10 alla meno 9 è il vincolo elettromagnetico, elettrico 5, magnetico 5, in linea del ciclo atomico 10, che nel 10 alla 10 è 10 alla 9. Vediamo il secondo vincolo, cioè 0,01721357, da che cosa è condizionato. Il secondo presenta questi vincoli, è uguale il 10 alla meno 3, ossia la massa unitaria nel millesimo, è uguale il vincolo 7 sferico in linea alla dimensione reale lineare 10 alla meno 4, 3 di spazio e 1 di tempo. Comincia a essere diverso qui il 7 per 3, 21, che è il vincolo sferico del volume alla dimensione 10 alla meno 6 del volume complesso. Poi c'è il 7 per 5, 35, che è il vincolo sferico in relazione alla quantità 5, elettrica o magnetica, alla dimensione 10 alla meno 8 della realtà complessa. E infine c'è lo stesso 7 per 10 alla meno 9, che è il vincolo sferico in linea del ciclo atomico 10 nei 10 alla 10 di un metro. Quindi vediamo che in effetti il vincolo 7 è diverso solo perché in un caso si presenta 7 per 4 e poi 7 per 7, nel secondo 7 per 3 e poi 7 per 5. Possiamo trarne una conclusione. Le due differenti misurazioni sono eseguite in modi diversi che quantificano in un modo diverso e quindi sono entrambe misurazioni esatte, ma ottenute con una metodologia differente che in un caso attiva prima
la percezione del volume e la mette in relazione al vincolo sferico 7, tanto che evidenzia prima il 7 per 3, 21, poi il 7 per 5 che evidenzia il vincolo elettromagnetico in relazione ai gradi di libertà 7 del vincolo sferico, e infine ancora il 7 in relazione al ciclo atomico. Sta di fatto che sembrano entrambe misurazioni corrette, che però a seconda della tecnica usata per ottenerle portano a un valore anziché un altro, ma a giudicare dal vincolo che esiste sono entrambi vincoli unitari corretti. Ora, una cosa è chiara: questi due valori non modificano minimamente la massa dell'elettrone, perché, come è giusto, noi quantifichiamo la materia nel valore intero, ossia in quello che precede la virgola, e nel caso dell'elettrone è un bel 9. Quantifichiamo il nono in un modo che implica una misura che accade a una struttura inferiore, che coinvolge il metodo con il quale poi noi eseguiamo la misurazione, ma che non modifica minimamente la quantità 9 intera che è misurata. Abbiamo anche visto che a un certo livello di dimensione le quantità diventano incerte. È evidente che non possiamo comprendere gli ennesimi nella misurazione, gli ennesimi per come ci risultano poi unitariamente in base alla struttura, che servono solamente a quantificare in modo preciso la parte intera, la parte n. Questo è fondamentale. In questo modo, che è quello che io cerco finalmente di far riconoscere alla fisica, noi abbiamo la certezza assoluta che la quantità intera della massa dell'elettrone è un bel 9 secco. Avendo anche la percezione per altre valutazioni che anche la C2 della velocità della luce, che non deve essere più considerata nella velocità della luce ma del flusso unitario della massa elettromagnetica, il cui valore al quadrato porta nuovamente a 9, noi misurando finalmente l'unità della massa della particella come 9 e l'unità dell'accelerazione come 9, abbiamo finalmente l'unificazione della fisica in base ad un meno 9 in spazio, che porta il ciclo 10 ad ammassarsi nella particella 1, e in base al più 9 che è l'espansione massima della particella 1, che espandendosi per tutto il ciclo arriva ad essere il 10 dato dal 1 più 9. Quindi la differenza tra l'ammassamento e l'espansione finalmente è unificato, in un caso in meno 9 e nel caso opposto in più 9, e finalmente abbiamo l'unificazione della fisica.